E riprendiamo la linea dall'azienda agricola vitivinicola Giovannini, qui sulle prime colline imolesi. A questo punto, non solo vino, eh, anzi, vini accompagnati da cibo del territorio, i salumi, la ficattola che è un po' una digressione toscana, e naturalmente albana, sangiovese, ma tantissimi altri vini che rappresentano questa bella realtà. Una giornata che appunto mette insieme eh, il mondo dell'enogastronomia ma anche il mondo dell'arte, della cultura, della letteratura e della musica. Eh, tanti scrittori del territorio che raccontano i loro romanzi e che diventeranno parte integrante di una rassegna che avrà appunto luogo qui, eh, a partire dall'autunno fino all'estate 2023, anche perché si sta realizzando. La sala degustazione col camino e quindi non ci sarà problema del cielo aperto, ma si potrà benissimo anche stare al chiuso. Allora andiamo ad ascoltare un attimo e poi ci ritroviamo perché c'è anche il momento del nostro saluto finale. La Presidenza Sant'Andrea, presidente del Consorzio Vini Romagna, che tra l'altro in questo 2022 festeggia i suoi primi 60 anni. È una realtà associativa che riunisce 115 aziende vitivinicole, 7 cantine cooperative, 5 imbottigliatori, 103 produttori vinificatori giusto per fare le distinzioni del settore ma tutti sono accomunati appunto dal mondo dell'uva, dei vitigni, del vino. E come il Consorzio vuole essere protagonista? Del territorio, un territorio ricchissimo che deve in qualche modo ancora entrare a pieno nella visibilità di tutti. Sì, ehm, la Romagna ha una particolarità che, che fa parte della sua storia. Cioè la Romagna ha subito molte divisioni. No? Noi vediamo no? Abbiamo circa 70 rocche in Romagna, tra intere, distrutte, che raccontano di una storia di lotte intestine tra diciamo, comuni vicinissimi, no? Fra, quasi frazioni. So. Questa cosa racconta di, 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 di persone che, comunque, eh, anche se in certe situazioni si compattano molto bene, fanno davvero fatica in generale a compattarsi. La cosa bella del Consorzio Vini di Romagna è che sono riusciti a creare un consorzio unitario, che però rappresenta 14 doc. E quindi questo ha creato delle difficoltà nella comunicazione, perché un conto è raccontare un vino, due vini per una regione, un conto è raccontare tutti questi vini. Allora abbiamo fatto un lavoro eh, negli ultimi due anni che mh, si riallaccia alla storia, al terreno, eh, a, mh, alle tradizioni della Romagna perché, eh, per raccontare il nostro territorio, perché il vino è... Eh, molto legato al racconto. Nei francesi non ha una parola, per, io non la uso, ma ce l'hanno, ehm, per, per dire questo, insomma, perché oltre al suolo, il sottosuolo, eh, la mano dell'uomo, eccetera, eh, c'è tutta la storia che, che ti racconta. Quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro ehm, perché abbiamo comunque deciso di puntare, almeno sulla comunicazione, solo in maniera più ristretta su alcuni vini che sono fondamentalmente sangiovese. Con le sottozone che tra poco, ehm, il 19 di settembre, a Rocca delle Camminate, verrà fuori il marchio del Sangiovese di Romagna delle sottozone, che è Rocchi di Romagna, infatti, l'Albana ehm, e il Trebbiano, e per la zona del Riminese l'Arevole. Ci abbiamo puntato su alcuni vini, non perché gli altri non siano importanti, ma perché sennò no, raccontare tutto diventa difficile. Quindi, questo, e tutto questo vedrà la luce con un libro eh, per il sessantennale. Che non sarà un libro eh, celebrativo, sarà un libro invece che racconta tutto questo lavoro che è stato fatto due anni fa insieme all'università per raccontare qualcosa che non c'è: perché la Romagna non ha confini. La Romagna eh, sono i suoi abitanti. <ride> la Romagna è, è qualcosa che è nell'anima, ma non ha. Confini. La Romagna è il suo popolo, si dice molto spesso e poi naturalmente non ha confini ma ha radici e queste sono fondamentali ed è molto bello questo connubio che lega il mondo dei vini di Romagna con il mondo dello scrivere, del raccontare perché è un po' anche eh, quello che abbiamo cercato di fare in questa giornata, non solo vigna, non solo vendemmia, eh, non solo etichette, racconto di vini ma anche racconto di emozioni, di sensazioni. E... Quest'ultimo romanzo, che è proprio fresco-fresco, uscito un mese fa, racconta la storia dell'unica, anzi, della prima donna eh, in Italia che si è laureata in medicina. E siccome parliamo del 1400, vi assicuro che le cose sono state complicate. E lei si chiama Costanza Calenda. No, oh, parla tu! No, <ride> no, 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 no. <ride> e niente, poi la storia va avanti e alla fine, nella seconda parte del libro, c'è un una così, illuminazione particolare, allora si va avanti e si arriva fino alla fine. Mi raccomando, non leggete l'ultima pagina. No veramente. no, veramente. E anche voi state preparando una specie di salotto che verrà alla luce nel 2023, così raccontiamo un pochino tutte le iniziative del consorzio Sì, sì noi volevamo farlo in realtà l'avevamo già preparato, abbiamo, avevamo anche le locandine pronte, l'avevamo preparato per il 2022, ma la pandemia ce l'ha impedito. È un format che faremo nei mesi invernali dove i produttori hanno un po' più tempo, così. È un format domenicale da fare. Le cantine le abbiamo chiamati salotti buoni di Romagna sotto titolo Vino e Cultura. E in realtà eh, ogni produttore si sceglierà co di cosa vuole parlare e l'idea è quella del salotto: cioè dove non, non c'è una cattedra, non c'è qualcuno che eh, detta. In realtà è um, qualcuno che racconta le proprie esperienze, ma è una riunione tra pari dove si parla, eh, si chiacchiera invece che il tè si beve il vino. Ed è un forno per la domenica pomeriggio, quindi questa cosa qui la faremo nei mesi probabilmente di febbraio-marzo o marzo-aprile, vediamo, dipende anche dal numero di adesione delle cantine perché quando partirà poi lo comunicheremo a mezzo stampa e nei social. Grazie mille. Allora, buoni eventi, buone iniziative e anche buona vendemmia. Noi abbiamo cercato di guardare insieme a Jacopo Giovannini quello che abbiamo definito il bicchiere non mezzo pieno, ma traboccante, perché insomma, l'ottimismo deve far parte anche della vita delle campagne. Siamo partiti da un bilancio sulla vendemmia in Emilia-Romagna, abbiamo attraversato il mondo delle arti, musica e letteratura, abbiamo parlato di enoturismo, degustazioni, paesaggio, territorio la parola che davvero ci appartiene e allora quest'immagine finale eh, rappresenta anche un altro elemento che è una parola altrettanto importante che è quello aggregazione questa è una specie di congrega degli scrittori ma insieme al mondo delle istituzioni insieme al mondo dei vini e allora che dire di più cercare di fare sistema proprio per eh, essere ascoltati maggiormente non solo in questo territorio ma dappertutto questo è un po' l'augurio che ci facciamo. Grazie per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito da casa. Noi ci rivediamo come sempre tra sette giorni e vedete in sovrimpressione come contattarci, dove rivederci e naturalmente tutti i nostri appuntamenti. Alla prossima settimana!